Uomini e donne, Nicole Santinelli rivela se cercherà Andrea Foriglio. Quindi lancia un deposito a Roberta di Padova. Nicole Santinelli è una delle protagoniste di quest'ultima stagione di Uomini e Donne. All'interno dello spettacolo Appuntamenti di Canale 5, il Roman ha deciso continuare le sue conoscenze lontano dalle telecamere con il pretendente Carlo Alberto Mancini. Dopo alcuni giorni, tuttavia, la loro relazione è rivolta alla fine. Prima di tutto, è stato proprio l'ex pretendente che ha comunicato ai fan della loro decisione. Tutto attraverso un diretto su Instagram, in piena lacrime. Situazione che ha reso il web molto e oltre punto la sua versione dei fatti. In un'intervista molto recente con il portale TV per Tutti, l'ex tronista ha ripercorso per la prima volta le fasi che l'hanno portata a prendere la decisione di gettarsi in questa esperienza televisiva. Nello stesso modo cui ha quindi scelto di non commentare in alcun modo la scelta della scelta l'ormai ex friend per rivelare la rottura su Instagram e non commentare nemmeno il caos mediatico che ha successivamente generato quanto è una donna riservata che detiene certe cose per se stessa. Il riferimento alla dama Roberta di Padova era quindi inevitabile con il quale, nel corso di Uomini e Donne, ha spesso discusso. In questo senso, Nicole Santinelli ha rivelato: penso di aver chiarito che anche gli attacchi all'interno del programma non mi hanno toccato punto qualsiasi cosa su di lei, perché come ho già detto quando la persona vale zero tutto ciò che dice ha lo stesso valore. So che sta continuando a dire cose su di me, ma onestamente è l'ultima cosa che mi interessa. Anche se dico che non mi dico ho la minima intenzione di andare a capire e sentire cosa dice perché, a parte questo, dice solo CA, non tocco di minimo. E non ho nemmeno curiosità da sapere. Lo farei rispondi alla lettura di quel libro ho dato loro a Pasqua, che non ha mai letto, probabilmente riguardava la comunicazione. Pertanto potrebbe insegnare loro qualcosa e impegnarsi in cose più importanti come la vita, il lavoro, gli impegni, anche se a questo punto non so cosa siano da quando mi dedico così tanto tempo. Un altro inevitabile riferimento era anche per l'altro ex pretendente, dato dal favorito da tutti, Andrea Foriglio. L'osteopata romano, solo pochi giorni fa, era stato tirato da Nicole e molti pensavano che potesse esserci un flashback tra i due. Quindi chiarì la sua posizione attraverso un videomessaggio. Ora fu Nicole Santinelli a rivelare se la sua intenzione cercherà l'ex pretendente.